Ora si registrerà la conferenza. Va bene, quindi buongiorno a voi, a tutti i convenuti, al folto pubblico e ovviamente anche a coloro che ci ascoltano da casa. Questa è la seconda giornata del nostro convegno sui narratori, meglio, narrare la pianura, e riprendiamo dopo giornata di esordio e forse è bene informare che la giornata di ieri poi ha avuto un appendice, insomma, molto interessante nella serata conviviale, insomma, in cui abbiamo esplorato una delle direttrici, insomma, che i nostri ospiti di ieri ci avevano mi segnalato, che è quella del versante culinario, insomma, sostanzialmente. Qui abbiamo avuto anche dotti interventi, insomma, da parte di Ilaria Crotti, da parte di Cristina Denussi e Gino Ruozzi, eccetera. E quindi, insomma, è con molto piacere che adesso io cederei la parola a Cristina Denussi, che è stata ordinario di letteratura italiana all'Università di Trieste e che all'attività accademica ha sempre accompagnato un'intensa attività di promozione culturale, ha collaborato e collabora, spero ancora, con numerose associazioni triestine, nazionali, internazionali, e si è occupata da sempre dei problemi della modernità letteraria, degli autori più importanti, e ha studiato quindi il rapporto in particolare fra strutture narrative e ideologie, fra strutture sociali e processi letterari, insomma, anche la modalità, l'organizzazione del testo. E quindi è con piacere, insomma, che noi l'abbiamo tra noi, e quindi cederei la parola informandovi che il suo tema riguarda una città di pianura, o meglio, da una città di pianura di Giorgio Bassani alla vita di Nullo di Diego Marani, Ferrara e di Nullo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento a Ilaria Crotti in particolare per l'invito. E mi avvio a parlare di questo testo di Giorgio Bassani, che allora si chiamava Giacomo Marchi, perché è stato edico durante il fascismo. Giorgio Bassani, come tutti sanno, era ebreo e quindi non poteva pubblicare con il suo nome. È stato riedito recentemente e compare soltanto nell'opera omnia di Bassani. Non è stato, come Bassani ha fatto con tutti gli altri testi, non è stato ritoccato nel corso del tempo. La pianura vista da Giorgio Bassani. Lino Buzzati, che era un montanaro di Belluno, contrapponeva la pianura, che era uno spazio impantanante della perdizione, alla montagna, e viceversa era il luogo della purezza e del riscatto. Nella pianura, infatti, la dimensione esistenziale non può prescindere dall'inserimento in quella collettività sociale che porta inevitabilmente a una vita inautentica. Vita inautentica che inquina la purezza della solitudine basata sul principio del bastare se stessi. Bassani, Ferrara, sa bene che l'inautenticità porta a stabilire dei rapporti di forza che escludono i deboli, siano essi gli adolescenti, come dice la Porta, o gli ebrei, come dice la sua narrativa, o i socialisti, come dice la Crocco, o gli omosessuali, come gli occhiali d'oro, o anche semplicemente uomini coscienti, come tutti nel suo lavoro. Ma non ha altre sponde. Ferrara resterà sempre uguale a se stessa, nonostante il tempo passi, anzi, è proprio il tempo ad aggiustare tutto. Dunque, Bassani ha fatto proprio una concezione ciclica del tempo, senso soggettivo, che rientra in una nozione di eternitas, così come la definisce Bomiano, e che è l'eternitas, viceversa, della montagna incontaminata di Buzzati. Quindi sono due, diciamo, interpretazioni complementari. E questa concezione è già presente in questa sua prima giornaliera raccolta, uscita appunto col nome di Giacomo Marchi nel 40, quando lui era giovanissimo, aveva 24 anni, ma sono già fissati qui alcuni punti che poi verranno declinati in maniera varia, ma che resistono in tutto il successivo romanzo di Ferrara, un romanzo di Ferrara per indicare evidentemente la produzione successiva.
Il primo racconto si intitola Omaggio ed è uno studio di carattere, un studio preliminare su cinque amici diversi per età, aspetto e propensione psicologica, di cui l'autore coglie lo scarto tra la prima impressione visiva che il lettore può avere e invece quello che realmente sono. Quello che sembrava più giovane non lo è, quello che sembrava più anziano neppure. Poi c'è un terzo personaggio, fiducioso nel futuro, maggio, troppo giovane e quindi egoista d'amore. Ecco, l'amore sarà un punto qualificante nella narrativa di Bassani. Quindi l'amore che vuole tutto per sé. Poi c'è il quarto, ironico, a volte autoironico, sempre in cerca della verità. Un sognatore che si abbandona ai giochi della fantasia. E il quinto, che lui definisce il più infelice della compagnia, viene delineato con caratteristiche che verranno replicate poi nel corso della sua carriera diverse volte. La sua sofferenza non gli viene da un'aspirazione al sogno delusa, ma dall'ascolto dei sogni dell'amico di cui viene messo a parte durante passeggiate. Per le strade che girano intorno alla città, sull'orlo della campagna, da cui sale il profumo di canapa di cui si diceva ieri, è percepibile soltanto un po' di più. E questo, diciamo, girare intorno alla città per non essere visti, gli fa provare un senso oscuro di colpevole gioia che prende chi spia attraverso una persiana o origlia da una porta dietro la porta. Marca dunque la propensione a nascondersi o di entrare nei segreti di chi si nasconde. Ma proprio tra i due che passeggiano intorno alla città si è venuto creando un legame che pare unirli in particolar modo. Dice, come di certi organismi che si aiutano scambievolmente a vivere e che separati presto perirebbero. Forse era così per tutti e cinque, che imperfetti come erano, si completavano in una cellula che forse era perfetta e che a una città attenta ai miracoli come la nostra appariva appunto miracolosa. Dunque, Giacomo Marchi mette in primo piano il gioco di specchi tra apparire ed essere, il bisogno di sentirsi parte di un corpus organico, la propensione a vedere senza essere visti, nonché la dinamica in base alla quale si seleziona l'amicizia. I due ultimi personaggi anticipano infatti il rapporto che verrà stabilendosi tra il narratore interno e Luciano Fulga di dietro la porta, e tra il narratore interno e degli occhiali d'oro e Athos Fatigati, uniti per qualche convergenza, magari solo temporanea o per comunanza di interessi. Il secondo racconto, Un concerto, affronta direttamente la dinamica inclusione-esclusione che vede il narratore interno rivelare altri aspetti della propria identità. Ama la musica e la pittura, tutti sanno che Giorgio Bassani si definiva discepolo di Giorgio Morandi, studiava il piano e avrebbe voluto diventare musicista. Una delle caratteristiche della sua prosa, infatti, è la descrizione accurata, maniacale quasi, di persone e di cose. A volte, come nel racconto successivo, la passeggiata prima di cena, il racconto prende lo spunto da una cartolina, descrivendo una cartolina lui poi racconta una serie, una storia. Qui è descritto in maniera precisa il salottino. Finita la cena, passiamo in un salottino attiguo, di soffitto alto buio, arredato in vino chiaro, con un busto nei suoi limiti modestamente pretenzioso. Alle pareti prendevano alcuni quadri in simmetria decorativa, eccetera, eccetera, eccetera. E descrive oggetto per oggetto quello che vede in questo salottino, compresa la padrona di casa, che viene descritta nei minimi particolari, e che gli appare una donna stupida, senza alcuna personalità. Personalità che lui acquisisce nel momento in cui si situa nel suo mondo piccolo borghese. Bella, di origine ebraica, non ricca, donna schiva, nei circoli cittadini veniva considerata da tutti poco intelligente e noiosa. Il marito Claudio l'aveva sposata innamoratissimo contro l'opinione della bella società del luogo, chiusa a cena, che pensava sarebbe stato meglio per lui una sposa ricca.
Ovvio. Qui si fa sentire l'influenza di Proust, che ha il narratore interno ricorda quando giovane, più giovane, andavano in squadra a fare la serenata sotto le finestre delle ragazze che lavoravano negli opifici. Si era innamorato di un'operaia, certa Doris, e ora vorrebbe aver fatto la stessa scelta di Claudio, che ha cercato di sgusciare da quelle che erano le regole della cellula chiusa della borghesia ferrarese. E vedeva, infatti, oltre a una moglie ricca, un'amante fissa, i due mariti e moglie sarebbero stati, come di tradizione, buoni amici e basta. Avrebbero avuto un figlio solo, naturalmente continuerebbero a mentirsi per tutta la vita con cautela ed eleganza. Eppure Elena, sta moglie, sfuggiva a Claudio, che non gli si concedeva pienamente, e non si concedeva pienamente lui. E lui si sentiva sempre più solo. Recitava la commedia di essere amato, ma non incantava nessuno, e anzi diventava oggetto di commenti ironici. Voleva che gli altri lo ritenessero un uomo soddisfatto, e esibiva particolari del rapporto con la moglie che stridevano con la sua nota gelosa, che l'aveva spinto a vivere con la sposa in una casa isolata e fuori mare. Quando il narratore interno invita Elena a suonare il pianoforte, sceglie il Capriccio di Bach, composto dal musicista in occasione a una visita al fratello amatissimo che viveva lontano. La melodia racconta il suo congedo dalla famiglia, nel momento in cui, dopo la giovinezza violenta, l'autore godeva della casa quieta, della moglie, degli amici, che infatti lo dissuadevano a lasciare tutto questo per avventurarsi lontano. Anche Giacomo Marti era stato abbandonato dalla giovinezza violenta, in cui sognava di andare al di là del mare, su qualche spiaggia frangiata di palme, ma che non aveva avuto il coraggio di partire, abbandonando la vecchia consuetudine, la placidezza borghese della mia vita. Ormai era troppo tardi. E pensa che anche Bach forse in quel momento era preso da pensieri analoghi, mentre guardava perplesso la vasta pianura nebbiosa che gli sarebbe toccato attraversare. Qui, come si diceva ieri, la pianura acquisisce una simbologia di avventura, di distacco, no? Finito di suonare, Elena va a sedersi accanto a lui, che la vede infine lontana e preziosa, ma tuttavia accessibile. E per la prima volta non si sentiva solo perché aveva accanto un'altra creatura che avrebbe voluto uscire dalla cellula, ma che, come gli amici del primo racconto, non ha avuto la forza di realizzare un sogno. E il rischio è per l'appunto l'esclusione, una condizione che torna nel racconto di Bassani, come dicevo prima, Clelia Trotti o l'ebreo Joe Yost, che Notte del 43, cioè, scusate, che nella lapide di Via Mazzini a un certo punto lancia quell'urlo disumano prima di sparire assolutamente dalla vista degli altri che pensavano si sarebbe tranquillamente integrato. Ed è proprio sull'analisi delle modalità di funzionamento e delle cellule che danno sicurezza contro il sogno e l'evasione che Giacomo Marchi insiste nel terzo racconto, in cui racconta di un adolescente che viene respinto da una fanciulla della cosiddetta buona società cittadina durante, corteggiata durante la villeggiatura. Qualcosa che non sa si frappone tra loro. Non coglie la parola precisa che ha sentito dire da una delle servitù di famiglia, che ascolta da dietro la porta di quella loro vecchia casa di città dove al termine dell'estate era ormai tornato a stare. Il racconto vede ancora una volta un personaggio maschile che si rivelerà tipico della Ferrara di Bassani, attento all'apparenza. Infatti il ragazzo tiene nascosta la sua sconfitta amorosa, dando un'altra versione dei fatti ad un amico con cui aveva ripreso le passeggiate fuori porta. Compare qui un capo di abbigliamento che ritroveremo in quasi tutti i racconti di Ferrara, la pelliccia, anche finta, segno di distinzione sociale.
Anche questo protagonista, che aveva paura e soggezione dei pensieri segreti che potevano rivelarsi, avrebbe voluto piuttosto fuggire verso isole deserte, piene di vegetazione, come aveva promesso di fare l'altro insieme ad Ora, ma in una situazione secolarmente diversa, perché ora la ragazza borghese, e la ragazza borghese non voleva una relazione, una ragazza di pari grado sociale per questo. Ma lui si sentiva troppo giovane per poter godere l'indipendenza economica e quindi rimane a Ferrari anche per non dare un dispiacere ai suoi. Questo è un personaggio che ritroveremo in tutti i circoli cittadini del romanzo di Ferrari, il circolo dell'America, il circolo dei negozianti, il circolo del tennis, dell'onore d'Este, che sono vere e proprie fortezze inespugnabili da chi non ha le caratteristiche adatte ad entrarvi. Come viene ribadito sempre, soprattutto poi nel giardino dei Finzi Pontini. Ed è un personaggio che sa scegliere i percorsi più adatti ad esibirsi o al caso a nascondersi. Il primo racconto in cui tutti questi elementi danno luogo a un intreccio concluso è la storia di Deborah, che è l'ur racconto di quella che sarà Lida Mantovani, più volte ripresa e modificata. Il narratore parte da un dettaglio, una ragazza madre che in strada piange appena uscita dall'ospedale, ma piange non per il dolore, per gratitudine, e la gente si volta a guardare. Il suo ex compagno, lasciato evidentemente di ceto sociale superiore, avrebbe trovato quell'atteggiamento sconveniente. Deborah ricorda il tempo in cui vivevano come marito e moglie e lui non gli volgeva quasi mai la parola. Stava tutto il giorno steso sul letto a leggere romanzi francesi. Ora che è nato il figlio, è dovuta tornare a casa della madre che viveva a un piano terra. E in questo piano terra la gente poteva buttare l'occhio, quindi venivano scoperte nella loro realtà. Ma questo ritorno a casa con un figlio illegittimo le ha unite perché Deborah stessa è a sua volta una figlia illegittima, erano due ragazze nati. E quindi quell'unione, no, tra diciamo persone che non fanno parte, no, del circolo bene della città, quest'unione si è rafforzata. Poi un giorno c'è un legatore di libri che la chiede in moglie, lei non risponde, non si sposa, ma il narratore dice ben altro la reazione di Deborah quando la chiamava Davide, madre, che impaziente e taciturno, chiuso nel suo cappottone di falsa pelliccia blu, l'aspettava giù in strada, mai aveva voluto salire, mai aveva voluto conoscere sua madre. L'aspettava con la bicicletta appoggiata all'anca, battendo i piedi sui ciottoli per l'impazienza e per il freddo. Risalivano via Salinguer fino ai bastioni oltre i quali si stendeva la campagna e camminavano in silenzio al buio. Sapeva che a quell'ora e in quel posto nessuno della buona società a cui apparteneva la sua famiglia avrebbe potuto trovarlo. Lei avrebbe voluto farla fidanzata, mescolarsi alla folla. Sarebbe stato dolce quando la nebbia, la mista assoluta, scendesse giù, più fitta, andare a casa, discorrere di qualche scena del film e fidarsi di lui. A Deborah, insomma, sarebbe piaciuto farsi vedere con Davide, magari entrare in qualche caffè, circolo chiuso, una cella. Invece cedeva e a sua volta, usciti dal cinema, sentiva le risa di alcuni soldati che li vedevano allontanarsi in direzione del bastione. Davide diceva che dopo la laurea sarebbe andato via, forse in America, e giunto sulla porta di casa si sottraeva al bacio che Deborah avrebbe voluto dargli. La donna poi decide di sposare questo suo anziano corteggiatore, scegliendo quindi l'Eternitas borghese. E anche però non è soltanto diciamo un aspetto sociale, ma anche l'abbandonarsi a un sentimento di empatia, di simpatia e di amore, inteso da Bassani anche in senso di riconoscenza, di memorie comuni, di non sopraffazione l'uno sull'altro, che è forse uno dei pochi antidoti alla prigionia che c'è.
La raccolta prosegue con una poesia, ancora dei poveri amanti, una poesia dall'incipit a questo punto significativo. Bastava in quei tempi che tu mi mentissi, confessa una donna che in questo modo tranquillizza il partner a non aver paura delle sue parole. Dunque, la nebbia, una delle protagoniste della pianura in questi racconti, acquista anche un valore metaforico, la nebbia non va dissolta, anzi, forte va tutelata. L'ultimo racconto eponimo, una città di pianura, presenta possibili infinite storie di uomini e donne della città, dai caratteri archetipici, dice Bassani, da tempi forse anteriori agli stessi Etruschi, c'è cioè una caratteristica che perdura nei secoli. Ricordo, sappiamo tutti, insomma, che il Giardino dei Finzi Contini ha i suoi inizi proprio in Cinque Etrusco. Ecco, e dice dunque la donna qua, una parola sua, la donna di Ferrara, di questi uomini, sembra che abbia una certa superiorità, magari non riconosciuta e sconfessata, ma sono donne immobili, calme e pacate, senza curiosità, da come vengono considerate dagli uomini, per i quali, pur mettendoli al centro della disordinata e vana farandola di pensieri e di gesti, è doloroso gioco tuttavia disprezzarle, sminuirle, tradirle. In realtà le desiderano proprio così come sono, e ad ogni ritorno, ad ogni amplesso rinnovato, essi vedono sempre più miseramente rinnegata la loro incerta personalità. Le donne, il personaggio donna. L'uomo di qua sembra costruito di pasta diversa, volubile negli affetti e facile di modi opposti. Ha conservato nel tempo caratteristiche di imprecisione, di debolezza, di cui si fa una specie di vanto, stentando ad esempio l'eleganza degli abiti tagliati secondo le norme di uno stile speciale, dallo stile inconfondibile, un po' stravagante che accentua la vita stretta, spalle spioventi, gambe lunghe. Ai primi freddi, questi esemplari, per le loro passeggiate notturne fra amici per le strade delle campagne aperte di neve, portano pelucce dai risvolti vistosi ed eleganti e cappelli felpati, di solito scuri, che danno risalto al viso pallido sotto le larghe tenti nelle domeniche si accompagnano alle loro donne in duomo, cinema o teatro, quando sono costretti a rinunciare al circolo o al caffè. Ma poi ne parlano con disprezzo, come dice. Finito lo spettacolo, accompagnano a casa di mogli e con furia tornano fuori una notte, alla ricerca affannosa dell'amico incontrato poche ore prima nel braccio delle mogli. Lo trova al circolo, o al solito caffè, mentre legge un giornale o gioca a biliardo. Non hanno il tempo a parlare delle intime relazioni che hanno con determinate signore. Ma diverrebbero oggetto vivissimo, vivissimo biasimo se alle conversazioni partecipasse una donna. Poi dell'erotismo un po' così, no? Un po' basso, no? Di cui si parlava ieri, esplode anche qui, perché c'è uno poi ferma le donne più belle, fanno dei complimenti, ma poi le lasciano andare via, perché dovranno. Il più delle volte si incontrano di nuovo in qualche casa pubblica di cui la città è piena. Tenute da donne taciturne interessate, vestite con sobrietà. Non si vergognano mai di essere colti in un giorno flagrante e sono impazienti di raggiungere donne chiassose e diverse che vi aspettano in salottini separati. Provano l'impressione che in quelle case anche il tempo si ferma. Il mondo appare del tutto differente, pensate di là. Passano dietro il corto banco dietro il quale la proprietaria sta seduta e li esamina con i suoi occhi bruni e malinconici, e sentono il morso di un orgoglioso disprezzo, di una paurosa tristezza. Ma in quelle case non hanno l'impressione di liberarsi a una vita vera, loro, segreta, diversa dalla solita mediocre provinciale. Contenti di niente, altro che di timidi sogni, raffinatezze ed eleganza, una vita splendida almeno per poche ore. E mentre la nebbia si stende per la pianura e avvolge la città penetrando ogni angolo, si addormenta, cresce il sonno, una malinconia che è stanchezza, stanchezza
dell'anima povera, sconsolata da tutto. Le prostitute mi intrattengono raccontando storie lacrimose, poi quando la nuova papilla è la notte in buona parte e trascorsa, gli uomini riescono, trovano gli amici, ne parlano. Ne parlano secondo un linguaggio rituale proibito alle donne. Ecco, quindi se dovessimo tracciare alcuni punti così in maniera molto, molto, molto rapida, notiamo questa descrizione di un immobilismo, di una solitudine che non contempla l'ebbrezza della sfida che per il montanaro la conquista della vetta, questo bisogno di dissimulazione continua, un sogno fine a se stesso che si costruisce cortine nebbiose per nascondere le cose ed invita ad immaginare più che a conoscere. E a questo punto mi è venuta in mente quella scena del Giardino dei Finzi Contini in cui Giorgio spia il banchetto del duca, il giardino dall'alto, no? Cinta, e immagina che Nicole e Mannate si incontrino. Poi nel film di De Sica l'incontro è avvenuto realmente, ma nel romanzo è solo un'immaginazione, non avrà mai la prova che ciò sia accaduto. Quindi questa cortina nebbiosa che viene lasciata. 40 anni dopo, cosa racconta Diego Marani, Una vita di luglio, è uscito nel 2017, scusate, Diego Marani ha un rapporto stretto con Trieste, ho studiato alle scuole interpreti e quindi lo conosciamo da tempo. Certamente la storia si svolge altrove, in un paese, probabilmente lo stesso del narratore, Tresigano, nella pianura orientale della provincia. Diego Marani ha studiato al liceo classico ferrarese Ariosto con Sani, ma 40 anni dopo. Manca ovviamente nel romanzo Marani, La tragedia della guerra e delle leggi razziali, che dal 43 in poi nella narrativa di Bassani sono fondamentali. I criteri di ostentazione del proprio status sono cambiati, i personaggi si misurano con i miti giovanili degli anni 70. Il circolo snob di Ferrara, il paese, è il bar, aperto a tutti, ma proprietà immateriale degli abitué. Là è il barista, come la maîtresse tanti anni prima, intrattiene fino a tarda notte il cliente. Il narratore ricorda il gioco di aggregazione di un gruppo di adolescenti che fanno di uno di loro, nullo si chiamano, tutto un programma, fanno di nullo l'eccezione rispetto alla regola osservata dagli altri. La discriminante qui non è il ruolo sociale, l'eccellenza fisica, l'intelligenza, ma la profusione a raccontare panzane, a impostare imprese stravaganti come trainare un aereo con la moto, o inventare strategie minime di sopravvivenza, come preferire l'autostop che prendere il pullman per andare a scuola, oppure scommettere quanti chilometri si può fare con un minimo di benzina, e magari anche qualche volta l'inizio della scommessa. Nullo dà vita al sogno di fuga in luoghi esotici, un sogno degradato, si vuole, mettendo a segno quel minimo di piacere ed evasione dal tran tran quotidiano. Comunque vada una femmina di cose, sua gesta sconclusionata, nullo costituisce la conferma della ineludibilità dell'esistenza umana. È l'antieroe, ovvero la vittima sacrificata, che più si prendeva in giro, più si prestava al gioco. Marani fa un paragone, io lo cito ma non conosco, come il pugile Tommy Harris che nell'85 continuò a combattere nonostante la frattura della mano e fu messo a tappeto da Marani. Non sono esperta, non so. Nullo è chiamato Panzon per la sua costituzione fisica ed è l'ancora di salvezza perché grazie alla sua presenza gli altri possono uscire allo scoperto e giustificare un altrimenti disprezzabile buon senso. Questo giullare è poi un meccanico provetto che al posto dei cappotti guarniti di pelliccia esibiva ciò che nessuno di loro possedeva, la moto. Si era rifatto un malanca a testa rossa truccato, che è il motociclo che prendeva il nome dalla una Ferrari di competizione, modello amatissimo per i giorni di allora. In realtà nella ricostruzione era venuto fuori un trabicolo con cui faceva il giro del paese per esibire pervicacemente la velocità
e ogni volta che si infilavano in dialetto finiva in Roseto. Ma gli altri ridevano, lui era contento e continuava questo gioco. La solitudine dei protagonisti di Bassani, che uniti di gruppo mascheravano, qui viene riproposta nei pomeriggi passati a giocare a carte, ma anche nella ripetitività dei rapporti collettivi. Era nulla sconfiggere. A Ferrara, diceva Bassani, tutti erano stati fascisti, gli ebrei compresi, fino alla deportazione. Da Tresigallo tutti erano solidali nello sterile nullo, di cui peraltro non potevano fare nulla. Nullo continua a lavorare di fantasia, ad alimentare la fantasia degli altri. E cambiata la moda, trasforma la Malanga Testarossa in una Yamaha 500, nuova ossessione della gioventù di allora. Ma che più che il modello ideale, somigliava un po' a Erba, comunque viene bocciata al bar, un grande divertimento. Poi riesce a diventare maggiorenne, riesce a farsi regalare una Fiat 127, probabilmente da un colore impossibile, colore aragosta, con la quale scorazzare amici e ragazze. Ci sono sempre i caffè, ma al posto dei teatri dove portare le signore compaiono le discoteche paesane con i ballet sofisticati della Riviera Romagnola, dove trovare le ragazze che naturalmente sono viste con occhi sempre critici. Anche in questo caso il parallelismo tra le serate nei bordelli e quelle in discoteca funziona, se il legare di seduzione dei ragazzi non sono motivate da una vera azione, ma farsi vedere dagli altri, insomma, a cercare di sconfiggere la solitudine. Gli esibiti trionfi erotici sono tali solo nel racconto. E nel complesso, dice Marani, l'intera cerimonia del sabato sera in discoteca è organizzata non tanto per il piacere di viverla, ma perché se non si va, desta il sospetto. Come dicevo, manca la componente drammatica del fascismo, eppure la condizione giovanile, così come viene delineandosi, è quella, dice Marani, di una guerra senza morti per la droga o la violenza che spaventa in quegli anni il paese, obbligando i padri a punizioni preventive. Di fatto, in paese l'amicizia veniva dopo. Prima c'era un'intimità forzata, dove tutti sapevano tutto di ognuno. Erano cresciuti uno addosso all'altro, come in una gabbia, in una cella. Immolare nullo era l'unico modo per mantenere un simulacro di differenza fra noi, qualcosa che ci distinguesse. Poi questa dinamica, questo equilibrio si spezza. Nullo, senza volerlo, viene esposto all'agonia non più del paese, ma del pubblico più ampio. Viene infatti riportata su un quotidiano nazionale da un giornalista, amico del narratore, a corto di altri argomenti, una sua fantasiosa soluzione per non dover spendere di più per la benzina. Negli anni in cui, negli anni 70, ricordiamo tutti, la crisi petrolifera aveva fatto impennare il prezzo. Nullo si sente tradito e sparisce, come il protagonista di Dietro la Porta, che non vuole affrontare l'amico Luciano Puglia dopo avergli sentito le calunnie. O il dottor Fadigati, tradito dal giovane amante con gli occhiali d'oro, o Gioia Astino, lapide sugli Amazzini, che lancia il suo urlo disumano, o gli altri montani, ovvero che si torna. Il racconto di Marani aggiorna sui giorni, quando tutti si sono, come si usa dire, sistemati, l'uno compreso. Anche Bassani sapeva che il tempo finiva per aggiustare ogni cosa. Prendere, evitava di prendere la vita di sé, qualsiasi cosa fosse successa, perché la città nient'altro voleva che dimenticare, ritrovare il proprio equilibrio. Era vero, anche per Tresigallo, dove però il barista nel frattempo era cambiato e non ascoltava più gli avventori, non vedeva l'ora di abbassare la saracinesca e di andarsene a casa. Qualcuno aveva una relazione con qualche donna che però teneva nascosta, come Davide, nella storia di Deborah. Insomma, i riti pre-etruschi sembrano proseguire, ma fino a quando? Ora i luoghi di incontro non sono più tanto reali quanto piuttosto virtuali e non prevedono un prolungato contatto umano in cui la ritualità, con tutta la ritualità che questo contatto umano comporta.
Diego Marani, nel suo ultimo romanzo, L'uomo che voleva essere una minoranza, infatti, sospetta che qualcosa anche in pianura stia cambiando, e definitivamente. Grazie Cristina Venussi per questa approfondita lettura e così anche a contrasto, no? Parallelo da questi due narratori, insomma, del Bassani di cui si apprezza già la maturità, Bassani adolescente, un poco più, che però mostra già gli stimmate del futuro narratore. Manca ovviamente la sottolineatura della componente ebraica rispetto al Bassani successivo, però ci sono già tutti i temi e si intravedono anche certe vicende che poi torneranno. Per Diego Marani siamo sul versante più aggiornato, giustamente, e mi sembra più, insomma, vuol dire, la linea del bar sport di Benny, o insomma, c'è stato Tondelli, ovviamente, quindi sono questi personaggi, insomma, che aggiornano il panorama, ecco, degli uomini della pianura, insomma. Bene, comunque grazie, abbiamo materiale su cui poter riflettere, grazie per questi stimoli anche di lettura, insomma, che ci hai dato. Adesso è la volta che chiamerei qui da me il Marco Belpoliti, che è docente di letteratura italiana e di sociologia della letteratura, insomma, non so se tenga insieme questi... È cambiato qualcosa nel Sì, tempo, nel senso che però insomma... insegna letterature e arti visive, E c'è un arti corso di visive, moda da esatto, noi. questo avviene presso l'Università di Bergamo, Sì, vero? E la... comunque il buon Marco Belpoliti è a tutti, credo, ben noto per la sua attività di narratore in proprio, per promotore culturale, su riviste, su programmi radiofonici, televisivi, eccetera. Si occupa di vari autori contemporanei, tra cui appunto non mancano i narratori Padani, e io lo ricorderei soprattutto, e lo dire, per me è stata una rivelazione, i suoi lavori su Primo Levi, la sua edizione delle opere di Levi e tutto quella la sua attività, insomma, no? Di editore e di commentatore di Levi, insomma, quindi, e ovviamente si è occupato, e abbiamo sentito anche ieri, della Diligenza di Celati, vero, di cui ha curato l'edizione delle opere, e come narratore, appunto, poi lo conosceremo tra un pochetto, vero, quando si parlerà del suo ultimo libro, che è Pianura. Gli cedo la parola e Sì. vi ricordo che parlerà di questo tema, Pianura e carattere, una identità immaginaria. Grazie. Allora, quella che presento è una scheggia di questa idea, insomma, se esista o no un rapporto tra luogo geografico, il clima e la formazione del carattere, insomma. La scheggia ovviamente è tutta, come dire, riportata alla mia città, ma poi sono un po' si allarga, cioè che Reggio Emilia. La domanda da cui io mi sono mosso, insomma, era diciamo così, una domanda che da tempo mi facevo: perché sono chiamati teste quadre i reggiani, no? Che è una cosa che poi è stata tirata fuori anche per Prodi, questo carattere anche un po' particolare, piano. Allora, diciamo, c'è stato un aiuto fortuito. Luciano Pantaloni, che è uno che vive a Correggio, ha fatto un libro curiosissimo che si chiama Arsano, che è un libro che indaga i reggiani attraverso i proverbi, i modi di dire, le storie, le canzoni e le filastrocche. Ieri abbiamo visto anche una filastrocca molto interessante anche su Cremona. Allora, l'origine letteraria dell'espressione sta nel poema Eroe comico, la secchia rapita di Tasso. Nel canto quarto si narra dei soldati reggiani che sono catturati nel castello di Rubiera, che è una terra di confine, e vengono liberati solo dopo essere stati percossi con l'asta di Marte. Ragione per cui la loro testa, da quel punto in poi, avrebbe assunto una forma quadrata. La testa, ovviamente, è un oggetto significativo nel corpo umano, quindi ha a che fare anche col carattere.
Allora, tutto risulta ovviamente come un dileggio da parte del Tassoni, riguardante appunto questo conflitto che aveva opposto Reggiani e Modenesi intorno al 201, e c'era stato appunto l'uso, diciamo, l'oggetto di questo contendere era l'uso delle acque del fiume Secchia, che ancora oggi, insomma, traccia il confine tra tra le due province della pianura. Le province sono state abolite, ma non sono state abolite. Continua ad essere un riferimento anche piuttosto interessante, su cui bisognerebbe tornare, perché insomma anche oggi, vedendo i giornali, c'è il problema del regionalismo e bisognerebbe fare una storia di chi ha tracciato e come ha tracciato i confini tra le regioni. Insomma, ricordo soltanto il fatto che la provincia, comunque la Romagna, Mussolini ha spostato il confine per includere le origini, diciamo, sorgive, le sorgenti del Tevere, per dimostrare, insomma, che da dove veniva lui, veniva la storia con queste fonti. È un problema anche geopolitico, non è un problema solo di carattere, ma insomma andiamo avanti a vedere perché c'è questo elemento. Allora, i reggiani, gli sconfitti, dicono che le teste dei modenesi sono rotonde e arrotondate. Li chiamano muson, che viene tradotto con nocioni, ma insomma c'è anche l'elemento del musone, per la loro testa ovale. C'è stato un anatomista del 700-800, insomma, parlando dei 2 secoli, uno svedese, che si chiama Retzius, che ha inventato il termine dolicocefalo, cioè il cranio a forma ovale e allungata. Qui sarebbe anche interessante, insomma, risalire, perché ci sono poi dei filoni che portano anche verso teorie razziali, razzistiche, insomma, su cui poi i teorici nazisti si sono dilungati. Quindi è un confine anche abbastanza complicato e problematico, però insomma. Nel dizionario enciclopedico modenese di Sandro Bellei, i modenesi sono descritti per il loro volto rotondo, perché discenderebbero dagli Etruschi, come i ferraresi, come dimostra questo bellissimo museo che hanno rifatto a Ferrara, dedicato appunto al mondo etrusco. Mentre i reggiani verrebbero dai Celti. Teste quadrate o squadrate, vuol dire dure con degli spigoli, ma significa anche preciso, non disordinato. Il contrario di quadrato è forse rotondo? Questa frase di risposta dei reggiani e modenesi suona così: le vostre teste sono rotonde perché le formiche, le termiti, gli insetti in generale, eccetera, eccetera, le hanno mangiate. Cosa significa? Che i reggiani sono più originari dei modenesi, perché viene prima il quadrato del cerchio, il cubo dell'ovale, e poi quadrato, cosa significa? Ottuso. Ma l'angolo ottuso, si dice sei ottuso, ma l'angolo ottuso è più ampio, mentre quello acuto è più piantuto e ristretto. Allora ho fatto un esperimento, guardate il dizionario De Mauro e la Treccani, che danno due definizioni completamente diverse. Cioè, testa quadrata, secondo il De Mauro, vuol dire persona testarda, lenta a capire, con visioni limitate. Che saremmo noi reggiani. Invece la Treccani sostiene il contrario. La testa quadrata significa di persona che ragiona bene con molto senno. Però no, chissà, forse le due cose stanno insieme. Come si vede, le offese sono sempre complesse da formulare e da usare tra popolazioni diverse, ma confinanti, perché modenesi e reggiani sono emiliani. Anche l'Emilia ha una sua storia abbastanza interessante. Quando non attengono in modo diretto agli insulti tradizionali, bisogna imbastire un discorso antropologico sulle identità locali, che porta però a questioni appunto di non facile soluzione o spiegazione. Le pagine di questo libro di Pantaleoni, prima di arrivare a focalizzare il carattere dei reggiani, definisce quello dei popoli confinanti. Sempre per opposizione, per confine, per prossimità. Confine è un tema che è stato ben trattato anche
anche da chi mi ha preceduto qui. Mantovani, Garfagnini, Modenesi e Parmigiani, questi sono i confinanti. Adesso qui non c'ho il tempo di, come dire, di definire tutti questi caratteri, come fa Pantaleoni, che mette in fila soprattutto dei detti, dei modi popolari, dei proverbi, come dicevamo. Allora, prima cosa, la definizione passa attraverso il confronto o scontro con i vicini di casa, che sono gli altri, i diversi. Insomma, è un elemento xenofobo in Italia esiste, non il razzismo propriamente detto, ma insomma i confinanti, i vicini, quelli che sono di là dalla montagna, di là da quel fiume, nell'altra valle, è un elemento che deriva anche un po' dalla nostra storia. Anche qui la xenofobia andrebbe, come dire, approfondita e sviscerata, la storia della parola e cosa vuole dire. Insomma, ammesso in un concesso che il carattere sia un'espressione collettiva, quindi questo è anche un altro punto da mettere a fuoco, condivisa da molti come una lingua e non solo un fatto individuale, cosa peraltro è vera. Dire in che cosa i reggiani si differenziano dai loro vicini è anche al proprio interno. Non è facile. Prendiamo il carattere emiliano, contrapposto a quello dei confinanti, lombardi e romagnoli, insomma, anche se poi anche qui la storia delle due regioni con il trattino, siamo unici con questo trattino, c'è il Friuli Venezia, giusto? Lo stesso problema di definizione. Vabbè, qui poi sarebbero anche da approfondire, perché diciamo per noi emiliani Mantova è emiliana e Piacenza invece è lombarda, sempre questo problema anche di queste due città che stanno sul po'. Sono dei modi di sentire, dei modi di dire che confinano con i modi di sentire. Allora, gli emiliani di Modena, di Reggio, Piacenza, di Ferrara, di Firenze e di Bologna. Bologna a cosa appartiene? Esistono i bolognesi, bolognesi doc. Bologna sta nelle legazioni, pontificio, c'è una storia lì un po' diversa, insomma. Allora, qual è il rapporto tra i luoghi geografici e il carattere? La storia forma il carattere tanto quanto il paesaggio. Ma il paesaggio che cos'è? Ecco, questo anche noi sappiamo che abbiamo inventato il paesaggio, che di per sé non esiste. C'è un bellissimo pezzo nel film di Gelati dedicato a Ghirri, dove viene intervistato Ghirri e Ghirri dice: ma il carattere, sì, il paesaggio, certo, ma sono tutte invenzioni che noi abbiamo fatto. Ecco, cioè c'è un elemento culturale, c'è un elemento di civiltà, c'è un elemento storico. Esiste la geografia. Nel libro di mia figlia più piccola, delle scuole superiori, si studia una materia che si chiama geostoria. Ma è storia o geografia? La geografia che cos'è esattamente? Anche qui bisogna fare un po' la storia. C'è uno studioso francese che andava di moda negli anni 70, quando io mi sono formato su questi temi, che diceva: la geografia è uno strumento per fare la guerra. La geopolitica, abbiamo visto la guerra in Ucraina, ci porta a queste riflessioni. Per capire la pianura padana bisogna guardare la storia e le carte geografiche, o meglio, gli atlanti storici che sono scomparsi. Invece per noi, io ho fatto le medie, avevamo un atlante storico che conservo ancora, che era abbastanza decisivo per capire com'era fatta l'Italia, che storia aveva e anche evidentemente quegli aspetti caratteriali. Fino alla pace di Lodi del 1454, data che non dimenticherò mai, l'Italia era divisa in tanti piccoli stati che gravitavano attorno ai più grandi. Per capire la Romagna ci serve l'impero bizantino, compreso insomma le guerre goto-bizantine fondamentali. Bologna, come dicevo prima, è stata per tanto tempo dentro lo stato della Chiesa, le cosiddette legazioni pontificie. Poi ci sono i ducati, e dentro a tanti piccoli territori dominati da nobili locali, subordinati a casate più grandi, imparentate tra di loro ovviamente, con insiemi vasti come sottoinsiemi, l'insiemistica, un sistema di sistemi. Giustamente Le Goff diceva che il Medioevo era l'epoca in cui si era uomini,
sudditi, diremmo, di molti signori. Siamo rimasti ancora a questo nella modernità, gli estensi. A capo ci sono di più, poi a correggio curezio, come si dice in dialetto, ha una storia interessante. Pantaleoni vive a Correggio, quindi ha ingrandito la storia, quella parte su Correggio. Nel 1559 l'imperatore d'Asburgo, Ferdinando I, elevò la città, cioè ne fece una città di Correggio. All'inizio del 600 diventò un principato e nel 1635 c'era Siro da Correggio col titolo di principe. Poi cade in disgrazia per aver battuto della moneta falsa, come hanno fatto tutti i principi, e il principato fu annesso al ducato di Modena e di Reggio. Carpi e Correggio sono molto vicine, distano pochi chilometri, eppure sono due cittadine diverse. Avranno un carattere sostanzialmente diverso gli abitanti, se generalizziamo. La loro storia è diversa a causa della non solo della geografia, ma ovviamente di quello che è accaduto ai dominatori, insomma, ai principi e ai dominatori di queste città. Allora, la cosa poi tra l'altro curiosa è che il libro di questo Luciano Pantaleoni non è proprio un cognome reggiano, è un cognome correggese. E qui viene anche la domanda, insomma, i reggiani esistono oppure tutta una mescolanza? Io parecchi anni fa avevo scritto un pezzetto, diciamo, un po' letterario, che era un po' l'antefatto anche di Piagura, dove dicevo che Reggio non esiste. Ne sono ancora convinto. C'era Reggio di Lombardia, non si sa dove è finita, no? Sulle mappe c'era ancora. Oggi c'è solo un cartello stradale, tanti cartelli infissi alle porte del centro abitato della mia città, ma dove sono i reggiani? Chi sono i reggiani? Sono reggiani quelli nati a Cutro, che sono una parte consistente ormai anche della città? Quanto tempo bisogna andare indietro per stabilirsi uno è reggiano? Bisogna che parli il dialetto? Che in parte è scomparso. E noi, io, che sono emigrato al nord, di là dal Po, decenni fa, quelli che stanno in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Piemonte, siamo ancora delle teste quadre? Oppure ci siamo evoluti? E i pidocchi ci hanno arrotondato davvero gli spigoli, come noi diciamo dei modenesi? È molto difficile. Un linguista, specializzato in studi locali, una volta ha detto, è una citazione che si fa spesso, che un paese è una porzione di terra che ha un passaporto e un esercito. Noi sappiamo che le nazioni in Europa si sono formate attraverso il lavoro dei linguisti, di gruppi intellettuali che hanno dato una identità, prima nella lingua e dunque politica. Le forme dell'Europa, dopo che si sono dissolti gli imperi, l'impero centrale, l'impero asburgico, è emerso il tema della nazione. Parola che adesso il nuovo Presidente del Consiglio usa la parola nazione al posto di paese, e neanche patria usa proprio nazione. La domanda sulla nazione è di questi giorni, se è vero quello che dicono i giornali di stamane, insomma, della divisione, della differenza dell'Italia, del progetto che la Lega da tempo sta portando avanti, che aveva mollato per ragioni politiche, perché Nazione serviva a prendere i voti anche a sud, e Salvini ha trasformato l'identità di quel partito. Adesso si torna indietro. Che cos'è una nazione? Noi il passaporto ce l'abbiamo. È un passaporto italiano, ma è europeo. E io penso che potremmo a Reggio Emilia, in caso insomma fosse possibile, stampare un passaporto locale. Sarei disposto anche a firmarlo, e il passaporto è già un pezzo di questa identità, insieme alla lingua, al Rasan. L'esercito non ce l'abbiamo. C'era una volta l'esercito, c'era la caserma Zucchi,
adesso c'è dentro l'università di Reggio di Modena. Noi stiamo sempre con i modenesi, con i nostri antichi padroni, nel Ducato, Estense, no? Che non c'è più, come diceva Delfino. Allora, che fare? La risposta non c'è. Grazie. Grazie. Sì, benissimo. Allora, dai. Allora, mi sento anche loro, ma è una piccolissima cosa. Per Venezia tutto il mondo è campagna e tutti quelli che non abitano a Venezia sono chiamati campagnoli, no? Lo dico un po'. Campagna, campagna, campagna. E tanto è vero che una volta che ho fatto un gioco che si chiamava per la Giudecca, in questo caso lì un po' di anni fa, tutti quelli del Bartolo, del Gelton, del Gelton, del Campagnolo. Sì, prego, prego, Osberto. Prego. Una piccola cosa, quella di Lorenzo del tema di testa quadra, di cui giustamente riferito, è un po' la pressione, se mi ricordo bene, di poco, ma mia giovinezza non sto male, naturalmente, quello che era bambino. Nell'uso normale avevano tutti e due i significati. Cioè, poteva essere che la mamma diceva al bambino: tu sei una testa quadra, per dire un po' ottuso, un po' testone e così via, spigoloso, oppure testa quadra in senso positivo, cioè uno che vede i suoi obiettivi e ben precisi. Non è per giustificare il sbaglio o qualcosa, però io ho questo ricordo, non so se gli amici mantovani me lo confermano, di questa ambivalenza del termine, ecco. Secondo poi il tono di voce, è chiaro che se il termine negativo è una specie di rimprovero, in termini positivi è un elogio della capacità del bambino, del ragazzo e così via. Ecco, spero che la memoria non mi abbia fatto questi scherzi. E quindi ecco che la polemica modenese reggiana insomma andrebbe a perdere Certo. interesse. No, grazie davvero Marco Alpolidi per questa insomma, intelligente ma anche godibilissima così insomma carrellata su questi stereotipi. A me veniva in mente un video che girava su YouTube qualche tempo fa di Ivano Marescotti che si chiedeva qual era la vera Romagna, cioè alla fine poi arrivava a stabilire che la vera Romagna era quella di Sant'Alberto, ma di quelli che abitavano in una strada particolare, Sant'Alberto, quella da cui proveniva lui. Insomma, qui c'è dietro, insomma, tutta la storia dell'individualismo e del particolarismo italiano, insomma, ovviamente da sempre, insomma, si è così. Mi era dato prova di sé. E mi chiedevo appunto dov'è la cultura materiale poi. Ecco, in questo discorso forse anche la cultura materiale ha un suo ruolo, quindi la geopolitica, la storia, la geografia, però ecco la cultura materiale, cioè che probabilmente anche quella insomma concorre a definire il carattere, forse, non so, in mente appunto che Bacchelli associava i luoghi agli uomini. Sì. Era tornato all'università, era tornato a Brescia, però in pratica si era condito freddo, la vendita si era si moriva, e lui vide queste sciarpe, che erano due sciarpe e mi disse: guarda, che anche nelle Ande i colori sono questi, perché ci sono dei modi percettivi. Un altro discorso ancora sempre dell'altro spazio, cioè le culture vanno per cuore. E lui mi fece l'esempio del cavallo, no? Che ci sono proprio delle zone, anche in continenti diversi, che hanno fuori vestiti che sono legati alla prima, che è questa specie di mantello, che conosciamo molto bene, sul basso, una volta nei mercati cristiani. C'era sempre il venditore col cavallo che si apriva e si chiudeva.
ma proprio questo elemento percepito, cioè la cultura di sé, la cultura. E poi intendo proprio dire la stessa. Bene. Sì, allora ti daremo un complemento al buon Marco. Bene, grazie. Allora intanto possiamo forse continuare con un altro intervento. Insomma, è il momento il ferro è caldo, dobbiamo battere il ferro, quindi chiamerei quindi Angela Fabris qui da me. Angela Fabris è professoressa di letteratura italiana all'Alpe Alpen Adria Universität di Klagenfurt, niente meno. Attualmente Universität Klagenfurt. Ah vabbè, per semplificare. D'accordo. Ha vari interessi di ricerca accanto alla letteratura, non solo italiana, perché insomma si occupa attivamente insomma di letteratura comparata, ma come dire anche in maniera molto approfondita, perché parlando varie lingue, spagnolo, tedesco, francese, inglese, insomma, quindi ha accesso ad altre letterature e si apre anche ad vari altri ambiti disciplinari, compreso quello visivo e quello filmico. Partecipa a vari gruppi di ricerca europei e insomma, non sto qui a ricordarvi le varie sue pubblicazioni, ma ricordo soltanto appunto la sua attività di ricerca su Gasparo Gozzi e sulla stampa periodica veneziana del Settecento, su cui ha pubblicato un importante lavoro, quindi, e poi tra le altre cose appunto si occupa anche di Metastasio, di questo mio progetto della nuova edizione dell'epistolario di Metastasio che fa capo all'Università di Genova. Quindi è con molto piacere che le cedo la parola e ricordandovi che ci parlerà dell'Italia padana secondo Piero Camporese, spazi, narrazioni, figure e possibili identificazioni. Prego. Grazie mille per questa presentazione molto generosa e grazie soprattutto a Maria Crotti per l'invito e la creazione di questo incontro che mi ha portato sia a leggere il bellissimo testo Pianura di Marco Valpoliti, sia un po' a pormi alcune domande e devo dire che non ho trovato tutte le risposte, come sempre, ma mi sto molto appassionando e questi due giorni anche con le conferenze di ieri mi hanno aperto ancora ulteriori quesiti, ulteriori curiosità. Nel percorso di avvicinamento alla pianura, al Po e alle terre esso prossime, le costruzioni multiple di Piero Camporesi, intendo focalizzarmi su un titolo in particolare, non potrebbe essere altrimenti data la mole di scritti. Intendo Le vie dell'arte, nella fattispecie volume che raccoglie tre saggi, uno dedicato all'arte, uno sul girovagare dell'anziano Petrarca nella regione che stiamo analizzando e sulle esperienze che colleziona in questa area padana e uno sull'affronto tra il Mediterraneo e la vita padana. Dunque un insieme di approcci in cui, nella somma dei tre saggi, da ogni pagina emana e si produce un vastissimo, inesausto e vivace tessuto denso di echi di citazioni di differente natura e echi citazioni di carattere letterario e non con un continuo rimando ad ambiti distinti. È un po' difficile definire gli scritti di Camporesi perché, diciamo così, si ampliano ad ogni riga, ad ogni passaggio. Nel secondo saggio, nello specifico il più significativo e finito un discorso intorno alla pianura, si narrano i percorsi e le soste nella regione intorno al Po e Petrarca. Petrarca che Camporesi definisce, cito le sue parole, il dotto letterato di fama universale, il nevrotico chierico affamato di solitudine, il sofferente di qualsiasi rumore, anche di quelli delle pur indispensabili arti meccaniche. Il pensoso filosofo, tra virgolette, inventore del mito trecentesco dell'Italia padana. Ecco il segnale, dunque, questa è proprio l'indicazione di un primato tra i tanti attribuiti al Petrarca che lo avvicina a queste terre. E si tratta di un avvicinamento che reca in sé le tracce di una cultura d'ampio raggio, sensibile nel suo continuo accedere a tentazioni di diversa natura, tra cui anche quelle culinarie, appunto legate a queste latitudini. E per esempio cito, sempre Camporesi, le tentazioni verso il pesce marinato salato che le acque padane offrivano con deliziosa abbondanza, tra parentesi, lucci, storioni, carpe, carpioni, tinche, anguille, eccetera.
Camporesi dunque ripercorre in particolare le vicende di Petrarca prima del 1370, anno in cui si ritira da qua, dove rimarrà in sostanza in attesa della morte. Ed è un saggio questo in cui si ritrovano le differenti anime di Camporesi, quelle stesse che gli consentono di delineare il ritratto a tutto tondo, al tempo stesso di esplorare alcuni lati inediti di Francesco Petrarca, quale intellettuale, ambasciatore, oratore, epistolografo, eccetera. A ciò si accompagna la constatazione di come nel momento in cui Petrarca approda, poi si sposta e poi ancora si stabilisce in punti differenti di queste aree, nelle terre del Po, fosse in azione in lui un'attitudine di considerevole respiro proprio della sua intera esistenza, che lo induceva a sporcarsi le mani con la terra, a coltivare erbe e frutti di diversa tipologia. Camporesi inoltre sottolinea come Petrarca amasse il cibo, ma non le cene sontuose, poi vedremo un piccolo esempio. Inquieto, apprezzava inoltre il fatto di peregrinare succhiate lungo queste acque, diciamo, fiumi, canali, come sistema idoneo per sottrarsi a pericoli, o in alternativa a cavallo o a piedi, nel suo ritrovarsi fra nebbie e zanzare e qualche inevitabile rischio. Il saggio di Camporese sembra a tutti gli effetti un racconto che si appropria dell'interiorità del Petrarca, alimentandosi, nutrendosi tramite le parole in latino e in volgare del Petrarca. C'è un continuo, diciamo così, cedersi, riprendere la parola, cederla a Petrarca, e questo è un po' anche il fascino di creare un tessuto variegato, ma molto, diciamo, coeso. Camporese, infatti, riesce a far intuire com'era la vita di allora del Petrarca. Sono diversi a riguardo i segni e i dettagli che ne accompagnano il percorso e le parole che lo descrivono tendono ad essere stratificate e nell'appartenere anche ad ambiti lessicali distinti. Ci si addentra così in quella che si potrebbe definire una forma di acculturazione padana intesa ad ampio raggio a molteplici livelli. Si narra in particolare di quando in una calda giornata del 1368, esattamente il 15 giugno, Petrarca partecipa costretto a uno di quei barbarici pranzi lombardi, così lo definisce Camporesi, Violante, figlia di Galeazzo Visconti di Bianca di Savoia, celebra le nozze con il britannico Lionello Plantageneto. Petrarca sopporta, dissimulando la noia e il rammarico per l'irrimediabile perdita del tempo, questa espressione di Camporesi, susseguirsi di ben 18 portate, tutte no, di suo scarso gradimento. E infatti Camporesi dice non sono presenti né minestre, né zuppe, né liquidi e poltiglio, ovvero le preferite del Petrarca. Senza contare che Petrarca stesso, abbiamo questo racconto articolato nel saggio appunto, non riesce né a capire né a giustificare alcuni accostamenti culinari un po' spregiudicati, dettati unicamente dalla volontà di esibire le eccellenze della regione, quindi carne e pesce. E qui, ma non solo qui, anche in altri punti, si apre una similitudine densa di significati spaziali e culturali. Cito: come un airone o come una di quelle gru che solcavano lente i cieli bassi delle terre subalpine, anche lui, dopo aver a lungo veleggiato per il mondo, era approdato da molti anni sulle sponde del Po Regale, dove quel veleggiare, concreto e metaforico al tempo stesso, si conclude per il Petrarca sulle sponde del grande fiume, universo acquatico, che oltre a essere connotato quale regale, si estende sulla pianura stessa, ossia quello spazio presente di continuo e sottofondo. Non è sempre citato, ma si sente che in sottofondo c'è questa presenza, e quindi evocato sia in forma implicita sia in forma esplicita. Per esempio, quando scrive: molte volte dal barcone che scorreva sul Po della groppa del cavallo aveva scrutato la deliziosa pianura piacentina venata come quella lodigiana di una fitta rete di condotte idriche che l'avevano trasformata in un verde mare d'erba lucida e grassa. Molte volte il suo occhio esperto di erbe e di fiumi si era posato su quei larghi pascoli irrigati da ogni lato con acque chiare. E qui ovviamente poi si innesta un altro passaggio, diciamo così, in cui Camporese cede la parola ad altri. Quindi si nota l'innesto, il fondersi continuo delle parole dell'uno e dell'altro, degli altri, fino a dar vita a un tessuto avvincente, in cui abbiamo un narrare presente e remoto e un fluire di pensieri che sembrano sgorgare da anime affini, anche se appartenenti a secoli distinti e lontani, e dove quasi sembra di avvertire il fluire del pensiero del Petrarca in diversi passaggi. Per esempio, in uno di questi passaggi di questo saggio breve ma davvero denso, davvero intenso, si dice che poteva viaggiare servendosi delle vie d'acqua che solcavano come vene il grande corpo della madre terra cisalpina. Quindi un'immagine davvero suggestiva, queste vene del grande corpo della madre terra cisalpina. Per
Di seguito, Camporesi immergendosi sempre più nel sentire del Petrarca, con l'ausilio di diversi passaggi dello stesso, si sofferma anche sulle connotazioni, qui mi collego anche al libro di Valpoliti dell'agro dolce, ovvero quella amara il ceto e zucchero unendo il mielato con l'asprigno. Una combinazione estremamente assortita, nota Camporesi, come lo era, e qui c'è una nuova similitudine, anche quella del duca britannico delle isole della giovane di terraferma, che si uniscono appunto in questo sacro vincolo del matrimonio per il 15 giugno del 1600, 1368 con queste 18 portate. E il Petrarca poi a un certo punto durante questo pranzo, questo banchetto, avverte un brivido che gli sale dal basso verso la nuca, a cui si accompagna il timore di ricadere nelle spire di quella terzana che, cito, lo perseguitava da quando si era trapiantato nella bassa. Dunque lo spazio, e questo spazio diviene uno spazio di sosta, di scrittura, anche il luogo del cibo, inclusi i prodotti della terra prediletti dal Petrarca, sia di bevande tra acqua e latte, sia degli effetti nocivi del clima. Quindi davvero una scrittura che accoglie diversi strati, diversi punti e diversi approcci. Inoltre, cioè, diciamo così, il narrare, il descrivere, il riflettere di Camporese intorno a Petrarca sono desi di un procedere aperto a più inneste combinazioni. Abbiamo, per esempio, faccio ancora un brevissimo passaggio, ma lo sto avviando alla conclusione, un breve accenno al pasticcio, siamo sempre in questo gigantesco banchetto, si accompagna appunto al suo essere un variegato assieme di elementi diversi, alle variegate canzoni che i giullari andavano cantando nelle corti padane, dove si assiste a un nuovo richiamo allo spazio della pianura, di quella pianura in realtà, e dove, annota Camporesi, i giullari erano quasi tutti toscani come Petrarca. Ad indicare la loro provenienza da uno spazio altro, il loro successivo approdo a quello specifico spazio, a quella determinata regione. Perché se noi pensiamo un po' anche alle suggestioni di Lotman, cioè il valicare un campo semantico indica e porta sempre una forma di conoscenza. In questo caso, superare un margine, anche il trasgredire un confine, che sia anche quello dei territori di origine, conduce immancabilmente a un nuovo profilo, un nuovo approdo e anche una nuova immagine di noi stessi. È un po' questo che mi sembra derivi anche da Petrarca, quasi un nuovo, differente Petrarca in queste terre. E ovviamente tutto questo si collega a un'intrinseca, anche estrinseca, più spesso estrinseca, connotazione culinaria, che è quella che è una vera e propria prima forma di cultura. Per esempio, scrive Camporese, come gli storioni, quei pesci strani simili alle anguille, abbandonato il mare nel periodo della riproduzione, risalivano le acque dei placidi fiumi padani. Un percorso analogo in sostanza a quello compiuto da Petrarca, che dal veleggiare in lidi differenti giunge a queste acque placide, a queste latitudini, a questa pianura direttamente e indirettamente evocata. E si può anche dire che le latitudini padane in cui Petrarca si muove sono presenti sia in forma esplicita, sia come un motivo che agisce tacitamente, ma in modo continuo in sottofondo. Il banchetto prosegue. Abbiamo ancora un'immagine del celebre poeta di Petrarca con le labbra riarse a causa di quella accozzaglia di cibi di difficile assorbimento, anche di assoluta non armonia. E poi a un certo punto il banchetto viene paragonato nel suo procedere lento e sinuoso al Po, ovvero viene posto in evidenza il suo progredire, purtroppo per Petrarca, senza fretta verso la conclusione. In definitiva, questa pianura consente di percepire e di rivivere percorsi differenti, concreti, astratti, presenti e remoti, e pone in evidenza al tempo stesso come le storie degli uomini e del cibo siano degne di essere narrate e lette, di come esse si colleghi a una forma di cultura che pervade scritti di differente natura. Camporesi, in questo saliscendi saggistico, è stato forse uno dei primi, e lo è stato forse, almeno in parte, perché è nato in uno specifico habitat spaziale, la pianura, e dunque perché si trova immerso anche in uno specifico ambito culturale. Non solo, nell'analizzare la sostanza della prosa del tessuto di parole di questo saggio di Camporesi, si osserva il suo andamento fluido secondo un profilo simile a quello di questa pianura, come se le suggestioni gli echi della stessa, assieme a quelle del grande fiume, scusate, delle acque che lo accompagnano, fossero presenti e attivi nella costruzione del saggio, nell'assemblaggio delle parole,
fino a definire in modo peculiare il suo profilo di autore e di saggista. Non mi azzardo a dire che si tratti nel caso di Camporese di una poetica della pianura, perché sarebbe forse un forzare la mano. Piuttosto si tratta di un influsso sotto traccia che ne accompagna a fluire, come il fiume che alimenta queste terre, sintomo al tempo stesso di un percorso unico, ma anche plurimo nel suo accogliere molteplici rivoli. Il fatto che Camporese sia figlio di queste latitudini e di questo passaggio lo si avverte anche dallo stile che lo accompagna e che è unico, con un ampio repertorio di aneddoti e citazioni che offre al lettore, in una prosa che non cede in alcun modo alla tentazione di esibire il proprio sapere, non è un'esibizione di abilità o di conoscenza, ma è proprio, diciamo così, un fluire continuo di una cultura ovviamente enciclopedica e amplissima. In questo senso però volevo aggiungere che è possibile capire meglio Camporese anche in base a quanto Valpoliti scrive, perché in queste pagine lo definisce ad esempio come uno scrittore che appartiene a una sorta di sospeso, cioè una sorta di zona lirica. E proprio le pagine che Valpoliti dedica a Camporese ci permettono di illuminare alcuni passaggi, per esempio quando osserva, e queste sono le parole di Valpoliti, non di Camporese, che sul latte, quale persistente ossessione, Camporese ha scritto un saggio che ne faceva l'elogio, del latte delle valli del Po, dei territori limitrofi, e che, dice Valpoliti, questa era a suo modo una storia, questa era a suo modo una storia della pianura. Ci sono diversi passaggi in cui Valpoliti analizza le costruzioni ibride tra narrazione, saggistica, divulgazione e sfide intellettuali di vario ordine, riprendendo appunto il titolo di questo saggio che non ho ancora pronunciato, che non ho ancora, diciamo così, comunicato, che è il Padano Petrarca. No? Ero un po' perplessa sul riprendere questo titolo Padano, perché ovviamente c'è tutto il carico recente politico, ma in effetti il Padano Petrarca suona davvero suggestivo e anche molto, molto corretto. E prima di concludere, sto quasi per farlo, volevo dire che c'è anche Mantova in tutto questo, perché Camporese scrive che sembra che Petrarca venisse trovato esame sul codice del grande mantovano, appunto di Virgilio il 18 luglio del 1374, e poi viene descritto anche il momento in cui Petrarca abbandona Mantova, dice lasciata Mantova, è proprio l'inizio del saggio, lasciata Mantova in un tardo pomeriggio di giugno, costeggiando il Po gonfio per le nevi che sulle Alpi stavano sciogliendosi, sotto il soffio di venti sciroccali, all'inizio di un'estate umida e ritardata, dopo aver faticosamente galoppato per piste fangose. Questo passaggio viene ripreso appunto anche da Valpoliti. E concludendo, volevo aggiungere un ultimissimo passaggio, cioè il fatto che diciamo lo spazio, anche nell'interpretazione di Norbert Schulz, è uno spazio, diciamo così, abbiamo una dimensione complementare tra spazio e carattere in base all'orientamento e all'identificazione, possiamo dire che ci sono sia le soglie, sia il fatto che, dove la natura suggerisce uno spazio delimitato, l'uomo crea una recinzione, dove essa si apre invece disegna un percorso. E questo è proprio il caso della pianura. Grazie. Bene, grazie a Angela Fabris per questa anche qui. Qualche suggestione ce l'ha proposta, ovvero questa sua lettura del saggio di Camporese, che mi ricordo con questo Petrarca Padano, insomma, mi ricorda qualcosa di simile a quello che ha fatto anche Sant'Agata un po' nel suo, non so, il copista, eccetera, insomma, disegnando un po' questa figura di Petrarca, ecco, diciamo, che acquista questi caratteri, ecco, di padani. Chiedo, il saggio di Camporese si basa su probabilmente materiale epistolare, sì, Petrarca, sì, cioè, lì c'è dietro. Sì, soprattutto, ma ci sono più riferimenti. Più riferimenti, sì. Ci sono anche dei passaggi in latino, certo, familiare, sì. Sì. Bene, allora grazie. A questo si pone un dilemma, perché abbiamo un vuoto nel programma. Emanuele Zinato, per ragioni di salute, appunto, non potrà essere oggi con noi, quindi chiedo a Ilaria Crotti se vogliamo
approfittare di fare una piccola pausa o se vogliamo continuare. Quindi prevale l'opinione di procedere, vero? Di andare. Sì. Bene, allora invito qui Ilaria Crotti e Marco Belpoliti, immagino, e appunto che dialogheranno. Io mi tolgo subito di mezzo, ovvero su questo libro già più volte citato di Marco Belpoliti, cioè Pianura. Ricordo soltanto che Ilaria Crotti è stata appunto già ordinaria di letteratura e di critica in teoria letteraria e oltre che di letteratura italiana e moderna contemporanea all'Università La Foscari di Venezia, e si è occupata a lungo di vari generi, di romanzo dal 500 ai giorni nostri e anche di altri generi come la commedia, per esempio Goldoni, eccetera. E ha partecipato anche all'edizione nazionale, vero, di Goldoni con un paio di testi di edizione. Bene, allora adesso ascolterò anche io, per molto interesse. Sì. È un onore concludere queste due giornate proprio con lo scrittore, saggista, viaggiatore, camminatore, passeggiatore, chiamiamolo in molti modi, Marco Belpoliti, che è stato uno degli ispiratori di questo, dal mio punto di vista, di questi 2 giorni, perché il tuo Pianura, questo Pianura mi ha indotto a affrontare questo argomento in prolungiera, e quindi direi che attorno a lui poi diciamo, tutti gli argomenti che sono stati affrontati in queste giornate così dense, così interessanti, si aggrovigliano, si muovono in un modo tanto circolare. Allora io volevo innanzitutto 2 parole dire di questo volume enaudiano, che è uscito molto opportunamente nella collana, una delle collane più interessanti delle Einaudi, appunto Frontiere, perché collana lo qualifica in modo emblematico, e volevo concludere questo convegno, anche se le conclusioni non sono facili, perché abbiamo visto quante prospettive possono essere implicate in questa pianura, anche di tipo antropologico, storico, geografico, attualizzato politicamente, intorno al concetto di nazione che esiste, e anche aprire la possibilità, se l'Accademia ci dà la possibilità, di altri incontri, di altri convegni. Ad esempio, le linee trasversali che sono emerse sono molte. Ad esempio quella della cultura del cibo, e quindi vedere anche in un possibile altro gruppo di lavoro potrebbe occuparsi proprio di questo argomento. Allora, il libro, definire questo volume, chiamiamolo così, di messaggio, viaggio di Belpoliti non è facile. Non è facile perché è composto da brevi capitoletti, ha una forma prismatica. È una forma così molto strutturata come schegge. Lui ha proprio inaugurato il suo intervento di oggi citando schegge. E quindi anche questo libro è un libro fatto per schegge, scheggiate, e ha un andamento stagionale. Inizia con una estate, inizia con una bellissima estate che si chiama Danese e le Centurie. E come un modo anche un po' anguillesco, come un'anguilla che ritorna nei luoghi e vive in molti luoghi, percorre le stagioni dall'estate per fermarsi davanti a un sito cimiteriale, appunto in un inverno, davanti a San Prospero degli Strinati. Ecco, sito cimiteriale che è stato già citato. Qui appunto la Cristina Benussi, un luogo emblematico anche per Bassani, per molti altri scrittori. Quindi percorso circolare organizzato per brevi capitoletti, per brevi schegge, andamento circolare. È un carnet di viaggio, è un carnet di viaggio difficile da definire di genere letterario, ma a questo punto penso che sia anche un po' così, insomma, importante inquadrare il genere letterario, un carnet di viaggio che si avvale di molti disegni, di molti schizzi, di
dell'autore, come specificato nel paratesto, e che si muove secondo una memoria, che è una memoria legata a incontri di amici, studiosi, conoscenti, persone presenti o assenti, anche scomparse, che però ritornano, affiorano in questo grande viaggio, in questo grande carnet di viaggio. E allora io volevo cominciare a fargli qualche domanda. Ecco, perché per te, Marco, la pianura è un mondo, una M minuscola? Ti ringrazio molto, compito un po'. Ringrazio molto per questo invito, anche per le cose che hai detto. Quando si parla del proprio lavoro è sempre un po' imbarazzante. Abbiate pazienza, insomma, sono... Allora, perché è un mondo? Perché è il mio mondo, cioè perché non ci sono altri mondi, cioè ci sono i mondi degli altri, i mondi sconosciuti, no? I mondi, abbiamo scoperto negli anni 70 la letteratura, 60-70, insomma, la letteratura latinoamericana, e ci sembrava che Marquez fosse un nostro scrittore, ecco. E ci sono anche dei caratteri comuni, però diciamo che uscendo dall'adolescenza ciascuno di noi fa questo cammino in cui inizialmente perde il proprio mondo, perché sono gli altri mondi, insomma, Tondelli ci ha fatto vedere molto bene, insomma, come questa autostrada che corre verso il Brennero e l'apertura, noi l'abbiamo chiamata l'Europa, il Nord, e l'altrove. Si esce per andare verso l'altrove, verso l'altro, separandosi dal luogo materno, paterno che sia, e quindi scoprendo mondi che non sono certo il nostro mondo. Allora, io non ho altri mondi, cioè il mondo da cui appartengo è quello, anche se sono andato a vivere altrove, sono appunto un'immigrazione interna, si può dire così, di lusso, e poi sono andato verso la Brianza inizialmente, poi Milano, che comunque c'è anche qua dentro, che Milano poi è un luogo particolare, perché mi faceva notare Stefano Boeri che il pezzo su Milano, la scheggia su Milano è sulla colonna infame, quindi Milano come luogo della violenza, e perché forse questo è per me la città. Comunque Milano è una città a suo modo pacifica, insomma, non è un sobborgo di New York o di Chicago o un posto, diciamo così, complicato. Anche se ci sono omicidi, ci sono furti, c'è tutto quello che fa parte della nostra vita, nel bene e nel male. Quindi il mio mondo è questo mondo, me lo sono portato dietro e resta per me il punto di riferimento. Ecco, non è all'inizio, non è nel cimitero etrusco, in Tuschi, sono tornato adesso di moda con questo ritrovamento incredibile di queste statue, statue votive. Questo è anche questo elemento del sacro, perché comunque il cimitero è il luogo del sacro, è un cimitero, il mio cimitero è un cimitero laicizzato, anche se è dietro una chiesa importante, insomma, che ha una sua dimensione così, però appunto si torna alla terra, si torna alla terra dove da cui si è partito, insomma. Ecco, un altro, diciamo, stimolo che suscitano queste due pagine è che sei riuscito a coniugare in modo magistrale un fortissimo interesse di tipo anche documentario, storico, antropologico, architettonico, anche di film, fotografico, con un interesse che usa il documentario, il documento, per fare ovviamente un monumento. E quindi direi che questo libro è una perfetta sintesi di come il documentario può arricchire anche l'aspetto, diciamo, memoriale,
diciamo, affettivo legato a determinati luoghi. E quindi forse avete letto già questo testo, è stato già presentato al Festival Letteratura, ma troviamo una miniera di riferimenti di tipo geologico, etnografico, antropologico, artistico, di letteratura urbanistica, che è un sapere dire, molto fluido, reso molto fluido, molto, molto comunicabile. Quindi volevo complimentarmi anche per questa capacità di veicolare tutte queste discipline insieme. L'Homo Padanus viene definito, visto che siamo in un luogo virgiliano, cito video, negli Amores, insomma, luogo classico, negli Amores video parla dell'Homo Padanus e lo definisce populi ferque padus, cioè il po generoso di pioppi, fertile, molto fertile. E infatti nella tua scrittura, che è una scrittura mosaico a schegge, ci sono molti riferimenti anche a certi fotogrammi di tipo anche molto visivi, c'è molto visivo nel tuo testo, frammenti istantanei, fotogrammi. Non è un caso, ad esempio, che una delle pagine che mi ha affascinato è quando parli dell'uomo di Modena, dell'uomo di Modena. E allora dopo di modo leggo solo due righe dedicate al Duomo, là dove dici il portale è un altro, sono a pagina 61, il portale è un altro capolavoro, dovremmo stare qui e guardarlo per ore e ore perché abbonda di particolari affascinanti, è un tutt'uno che si coglie con lo sguardo. Eppure dentro, come nelle miniature, ci sono interminabili dettagli, forme minuziose. Dedichi delle pagine bellissime al Duomo, anche al museo, come è stato costruito. Ecco, questo riferimento al dettaglio, alla forma minuziosa, è un riferimento ovviamente al Duomo di Modena, ma anche alla tua scrittura, a come tu elabori la tua scrittura. Beh, almeno io no, ma sì, sì non, cioè, allora non ci ho mai pensato. Allora, anche perché uno poi fa, come faccio io il mestiere di insegnare critica letteraria, pensa alle scritture degli altri, non è che si preoccupa della propria, insomma. Siamo noi che ci preoccupiamo. No, va bene. No, allora, sicuramente c'è questo aspetto maniacale un po' del dettaglio, questo un po' mi appartiene, quasi una vocazione, insomma, forse anche le letture, le prime letture, io non ho letto Salgari, ho letto Conan Doyle, e soprattutto, diciamo, quello che circolava in casa mia erano i cosiddetti romanzi gialli, insomma, comunque con questa prevalenza di Sherlock Holmes. Quindi c'era anche un po' questa attenzione al dettaglio, ma anche perché io penso appunto che i dettagli rivelino molte cose. Ecco, il nostro sguardo, diciamo così, il nostro sguardo da Homo sapiens è: noi cogliamo l'insieme e al tempo stesso siamo molto abituati, insomma, ai piccoli dettagli. Faccio un esempio sciocco. Se si muove un'ombra, qualcosa in un contesto di sole, eccetera, siamo subito, abbiamo come un barbaglio, un momento in cui emerge o l'ombra o un eccesso di luce particolare, e ho come la sensazione, come dire, di essere un discendente degli antichi cacciatori, o comunque, o anche di quelli che erano cacciati. Ecco, che quindi questa necessità difensiva che il nostro sguardo, il nostro occhio coglie sempre il particolare, e dal particolare deduce, ecco, con cui ho studiato, diciamo, avevo sviluppato il tema dell'abduzione, che era un incontro tra induzione e deduzione, però è proprio un'appartenenza all'elemento, diciamo così, atavico, ecco, termine che non si usa più, che forse è anche caduto in disuso,
c'è un elemento del passato, della nostra origine di uomini che erano prima di coltivatori, insomma, prima di stanziali, agricoltori, erano anche dei cacciatori ed erano anche oggetto della caccia da parte degli animali. Forse questo elemento della caccia che permane nella fotografia, perché la fotografia ha sempre comunque l'oculare, il mirino. A me la fotografia interessa molto, poi è stata acuita ovviamente anche dalle letture, insomma, negli anni Ottanta, del testo di Roland Barthes sulla Camera Chiara, questa divisione, insomma, tra il punctum e lo studium, ecco. Però spesso le cose esistono prima di noi e la nostra capacità è quella di riconoscerle come proprie anche se sono state dette, sottolineate, esplorate, scoperte anche da altri. Io, diciamo, la mia generazione, che è una generazione, insomma, che ha avuto come un libro culmine, può anche non piacere, ma Se una notte d'inverno un viaggiatore è stato un libro nel 79 che ha un po' svoltato. Veniva dopo la morte di Pasolini del 75, l'uccisione di Moro del 78. È un libro che, come dire, ha aperto un territorio. Qual era questo territorio? Era il fatto che non c'era niente di nuovo, cioè quello che poi è stato chiamato il postmoderno, che tutto era già stato scritto, tutto era stato fatto. Che Calvino si fosse messo a scrivere 10 inizi di romanzi, no? Che il tema dell'apocrifo, della falsificazione, poi è venuto il libro di Eco sul pendolo di Foucault, e che è contemporaneo all'altro libro su Storia notturna di Carlo Ginzburg, avevano fatto pensare a questo aspetto, diciamo così, che non c'era niente di nuovo, si trattava di decifrare, decrittare, interpretare questo mondo che era già dato davanti a noi. Questo è anche un libro che prosegue quella linea lì, più o meno consapevolmente, perché comunque ciascuno di noi è figlio non diciamo, dell'anno in cui è nato, dell'anno in cui ha studiato, in cui si è nutrito appunto come da una mucca, ha bevuto quel latte che poi è diventato tutt'uno con il suo organismo. Ecco, io sono figlio appunto di un'epoca che era quella dei complotti, degli attentati, dello smarrimento del senso generale delle cose. Quindi adesso la faccio larga e forse ci sono anche aspetti caratteriali che neppure conosco, insomma, cioè, forse andando dallo psicanalista potrei cavare qualcosa di mio, insomma, per capirmi meglio, ma il problema mio è, io non voglio capire, io voglio capire gli altri. Ecco, questa è stata la cosa principale. L'indizio è un modo attraverso cui io riesco a capire gli altri. Ecco, e per me c'è questa frase di Oscar Wilde che per me è stata fondamentale, che vale sia per gli esseri umani che per i libri, che sono fatti molto di dettagli. La battuta di Oscar Wilde dice: mai fidarsi della prima impressione. Pausa. È quella giusta. Sì, hai citato testi che sono importanti anche per tutta la tua, diciamo, storia di studioso. Hai citato il volume 70, un libro che faccio sempre la testa così ai miei studenti, perché ovviamente sei riuscito a leggere questo decennio attraverso la letteratura, testimonianze letterarie, storiche e momenti cruciali dei nostri anni, che sono poi anche i miei, perché gli anni 70 sono un pochino più vecchia di te, ma insomma gli anni 70 li abbiamo tutti vissuti, diciamo, sulla nostra pelle. 70, hai citato il tuo 70, hai citato ovviamente Carlo Ginzburg, Il segno dei tre, Holmes, Dupin, Peirce, perché l'indizio, l'abduzione ne hai parlato anche tu, sono testi anche quelli molto importanti, e quasi il tessuto saggistico filtrano queste cose. Come filtra anche l'attenzione per la visibilità, che è una delle parole chiave che hai usato per leggere tutto Calvino, no? L'occhio di Calvino, ovviamente un altro suo volume, anzi tuo, cioè,
suo. Se i libri servono, sono di tutti. In cui insomma è stato anche, se vuoi, un problema per tutti gli studiosi di Gardino che sono venuti dopo, Perché è un perché problema. hai talmente focalizzato l'aspetto del visivo, della visività, nel senso anche allegorico, e poi tutti ci siamo dovuti misurare su questo tema della visività, diventato pervasivo non solo per Italo Calvino, ma anche per molti altri scrittori del Novecento. Tant'è vero che nelle tue pagine, quando parli di fotografia, cioè ovviamente parli moltissimo dell'aspetto fotografico, e lì metti in relazione proprio visività, Calvino e fotogramma, visivo, fotografia, insomma. Guarda, se posso dire, allora, io a un certo punto ho imparato una parola che per me è fondamentale, da Levi, che non l'avevo mai sentita, perché non ho fatto studi scientifici, anche se avrei desiderato, probabilmente. Poi mi sono fatto, come dire, deviare dagli amici di Reggio che facevano filosofia, per cui sono andato, erano più grandi di me, li ho Testa seguiti qua, testa qua. Ecco, sono andato a Bologna a fare filosofia. La parola è stocastico, cioè questo elemento totalmente casuale. Allora io sono finito a un certo punto a insegnare studio d'arte di Monza, dove c'era un gruppo di persone molto, molto, molto interessanti e io ho rifatto l'università perché c'erano degli studiosi di design, di grafica, c'erano degli artisti. C'erano dei progettisti, degli architetti e c'erano queste figure, appunto questo mio maestro Narciso Silvestrini, che è ancora vivo oggi, sono più di 90 anni, che avevano come idea fondamentale che in una scuola media superiore, gli studenti passano, ma gli insegnanti restano. Quindi la cosa più importante era coltivare le persone e io ho cominciato a seguire loro. Io, diciamo, anche se avevo cominciato un po' da giovane a fotografare, a dipingere, a fare dei collage, eccetera, ero stato deviato dai miei genitori verso il liceo scientifico, perché ritenevano che il Chierici, cioè l'istituto d'arte di Reggio Emilia, fosse una scuola non di serie B, di serie C, nonostante che mio padre si occupasse di vendita di colori, vernici, robe di belle arti, riteneva che non fosse una scuola adatta, per cui ho fatto lo scientifico con molta fatica e sono stato pure bocciato il primo anno nel 69. Sono finito a Monza e i miei colleghi mi chiedevano di fare letteratura italiana in una scuola dove la materia principale era progettazione con disegno geometrico e con altre materie, diciamo, ancelle che stavano intorno all'elemento progettuale, in un corso di design e in un corso di grafica. Per cui ho dovuto cominciare a leggere Calvino in un altro modo per spiegarlo agli studenti. 2 settimane fa, in un ristorante di Milano, un signore con la barba, i capelli, sembrava anni 70, un ex studente, si ricordava ancora di Palomar, che avevo spiegato a questi studenti che non avevano nessuna cultura né classica né niente, insomma. Palomar arrivava come una specie di paracadute nel vuoto, era un territorio lunare per loro, però leggendolo queste schegge, questi piccoli racconti di Palomar sull'onda, sul seno, insomma, sugli aspetti visivi, anche poi il volo degli uccelli, poi insomma, adesso il premio Nobel che abbiamo avuto è su questo elemento, diciamo, distributivo, stocastico del volo di questi uccelli, no? Mi riferisco a Parigi, sì, grazie. Ecco, quindi diciamo, io sono entrato per caso in quella scuola, ne sono uscito con quel libro che sostanzialmente è il quaderno delle lezioni fatte agli studenti, dopodiché poi, insomma, poi si lavora, si leggono gli altri. Io ho scoperto Rosalind Krauss attraverso un testo che Silvestrini mi aveva dato. Rosalind Krauss, che allora non era neanche tradotta in italiano, che secondo me è stata una delle più importanti, insomma, il suo libro sul fotografico insieme a quello della Sontag, di Berger e di
ovviamente di Roland Barthes, è stato un libro importante, un libro anche complicato, insomma, questo post-strutturalismo. E lui mi aveva dato da leggere questo testo in una versione francese, in un inglese, sulla griglia, sul tema della griglia che partiva da Mondrian. Per cui mi sono acculturato in questo contesto, quasi in modo molto dilettantesco, perché comunque noi mangiavamo insieme tutti i giorni, viaggiavamo per l'Europa a andare a vedere le mostre più importanti, e quindi questo è stato l'effetto. Probabilmente se fossi finito da un'altra parte mi sarei occupato, se mi occupavo di Calvino, che comunque per me era un autore che io compravo in libreria ogni libro che usciva, insomma, da un certo punto in poi. Quindi l'elemento stocastico totalmente casuale è quello che ha deciso un po' della mia vita. E d'altra parte, qui in questo tuo volume parli molto di Ghirri, no? Sì. Di questo fotografo, no? Che delle immagini molto belle di Ghirri, della copertina, di questa nebbiosità. Poi arriviamo a un'altra parola che è molto circolata, giustamente, in molte relazioni, la nebbia, che è una condizione umana atmosferica che percorre buona parte della letteratura del Novecento, perché in senilità c'è poca nebbia, quando passeggiano, a proposito di passeggiata, con Angiolina c'è tantissima nebbia, nelle Stelle Fredde di Piovene, mi vengono in mente due o tre esempi, insomma, e Piovene il personaggio si gira tra la nebbia è una... E qui tu nella nebbia, legandola al Magone, no? Al Magone hai creato una serie di, insomma, relazioni molto interessanti, molto interessanti. Insomma. Quindi, allora, il Magone, no? Il Magone, in un certo punto c'è un riferimento, vediamo se trovo il riferimento al Magone, lo citare proprio il riferimento al Magone. Eccolo qua, parlo del Magone come, scusa se non trovo la riga esatta, però ho trovato quello che a cui volevo arrivarci, cioè la follia padana. Fare proprio riferimento a questo padanissimo Officinus de Canistris di Lomello nel Pavese, e scrivi a pagina 140. Quello che non dicono i molteplici studi per i più erudite locali, poco conosciuti eppure assai penetranti, è che la follia padana agisce in Officino in modo massiccio. Che sia l'effetto provocato dalla centuriazione romana, una reazione necessaria e anche utile alla razionalità di quella griglia che stringeva con una grata inferriata la forma stessa del territorio. Quindi arriviamo a un altro tema trasversale nel tuo volume, che è tutto quello della nebbia, della follia, del paesaggio, di questa antropologia dell'homo padanus. Anche questo viene, per esempio, questo viene da Calvino. C'è un passo di Calvino dove descrive Torino, e dice che Torino, che è una città, insomma, romana, c'è un castrum romano, però c'ha il Po che lo... che rompe questa griglia. E io ho messo in ordine le cose dette dagli altri, cercando di usare un po' la mia scrittura, il mio stile. E la mia idea è appunto è quella di Calvino, che tutti pensano che fosse arrivato, come dire, a un gioco chiuso, che fosse finito lì, c'è una notte d'inverno di Atletore. Le cose intelligenti le dicono sempre gli altri. L'unica cosa è che bisogna essere veloci e rapidi per prenderla al volo, che non è facile, perché le idee sono come delle farfalle che vanno e vengono, e afferrarle è una cosa complicatissima. Allora, qui adesso mi faccio l'esegesi me stesso, ma insomma, lì ci vedo Pasolini con la sua irrazionalità, il cuore, però il suo umanesimo, e dall'altro ci vedo anche Calvino che, insomma, Calvino è la razionalità, anche se poi dentro scorre molto, molto altro. Il cristallo e la fiamma. Certo, certo. Beh, insomma, i due, l'elemento saturnino e quello mercuriale. Anche se sono sempre più convinto che Calvino non è nel due ma nel tre. Mentre Pasolini è proprio
uno o due, cioè i due apposta, c'è poco da fare, insomma, nelle buie viscere e in luce, insomma, come dice appunto nel genere di Gramsci. Ecco. Quindi, diciamo, allora la follia padana penso che è una fantasia, ecco, non so se fossero così tanti ricoverati in manicomio. Per Bellagra, sì. Sì, ma allora ce ne sono, però posso assicurarvi che anche il Sud conosce, con la luce, conosce un altro tipo di follia che è diversa, perché c'è l'accecamento, ecco, c'è l'accecamento, insomma, il mondo classico da cui ci viene Dawes, no? I greci, l'irrazionale, ci dice che c'è un mondo dove la follia è prodotta dalla luce, mentre diciamo questa è sempre luce anche quella della nebbia, quindi li mettiamo sullo stesso piano, però questo grigio, questo bianco, grigiastro, eccetera, sono gli umori che salgono dalla terra, non è diciamo la lancia di luce che arriva e acceca, no? Ecco, c'è la hubris. C'è la follia, diciamo, dei personaggi del mondo greco, ecco, mentre noi abbiamo una follia lunare, come se tra la nebbia e la luna ci fosse una sorta di parentela particolare. Però mi rendo conto che sono tutte non solo metafore, sono immagini che poi, insomma, come il Calvino delle carte della taverna o del castello degli Stivi Incrociati. Io le gioco un po' così, girandole e mettendole, e sono anche pronto a dire subito dopo, magari qualche pagina dopo, tutto il contrario, perché comunque il mondo è fatto di un recto e un verso. La follia padana ha una sua dolcezza, ha una sua indeterminatezza. Ecco, per me, insomma, Ghiri l'ha mostrato bene. C'è un episodio raccontato da Ghirri in uno dei testi più belli della sua raccolta, che è stata fatta apposta. Lui racconta che va con un amico che viene dall'Africa. Sono in macchina e stanno andando verso Luzzara. E Luigi Ghirri dice: "Ah, che bello, sarebbe piaciuto vivere qui, questo è un luogo che mi piace." L'amico che viene dall'Africa dice: "No, no, per me non è così. A me questi posti fanno paura." No? E Ghiri sorride, non gli dice niente, poi pensa: "Ma insomma, ma perché fanno paura? Più delle selve o delle savane o dei luoghi dell'Africa, perché inducono questo?" E allora lui risponde, e questa è la grande positività di Luigi Ghiri, proprio, è un uomo estremamente positivo, che traeva anche, diciamo, dal drammatico, dal tragico, che pure c'è sotto sotto nel suo lavoro, traeva qualcosa per andare avanti. Lui dice: "Beh, allora forse nella pianura c'è l'avventura." Ecco, l'idea di scorgere in questo territorio, che è un territorio in cui il confine tra la terra e il cielo è indefinibile perché è l'orizzonte, più noi avanziamo, più l'orizzonte si sposta, forse c'è la possibilità dunque dell'avventura. E là dove c'è l'avventura, insomma, Boiardo e l'Ariosto, c'è sempre questo elemento, diciamo, anche di delicatezza e di dolcezza, ecco, in mezzo all'elemento guerresco, questa follia, insomma. Poi comunque bisogna andare sulla Luna per prendersi riportare il cervello matto, insomma, ecco, in un altrove. Ecco, la nebbia, secondo me, penso, insomma, anche Bassani, anche altri, sono quelli che io ho letto nelle mie letture disordinate. La nebbia è una restituzione di qualcosa che noi abbiamo perso, cioè lo sguardo, la dimensione, che però questo sguardo, questa dimensione prodotta nel terreno pianeggiante della pianura è uno smarrimento a sua volta. Quindi la nebbia è consolante, cioè la nebbia ci restituisce qualcosa di prossimo e lo fa nel modo opposto, ma anche analogo all'orizzonte, cioè ci porta in uno smarrimento verso noi stessi.
il selvaggio, come ci ha insegnato appunto l'immagine del selvaggio della pianura, no? Appunto, ci ha insegnato la pittura. Beh, allora io penso che non c'è bisogno di ulteriori domande, domandine, perché mi pare che le risposte siano state notevolissime. Ringrazio molto Marco di questa generosità di essere venuto qua, di averci arricchito ancora di più con i suoi lavori. E ringrazio ancora e ringrazio tutti voi. Grazie. Grazie molto. Grazie.